Esercizi commerciali chiusi e un affollato corteo di protesta contro l'aumento della TARSU del 2009 a Cattolica Eraclea e lo sciopero generale promosso dal Comitato Cittadino Cattolica Vola e dall'Adi Consum di Agrigento dopo la notifica delle bollette del 2009 malgrado non si sia ancora conclusa la causa davanti al CGA. Centinaia cattolicesi scesi in piazza per chiedere al sindaco Cosimo Piro la revoca della delibera di giunta che ha determinato l'aumento della tassa sui rifiuti del 2009, già ritenuta illegittima dal TAR, e la sospensione dei pagamenti in attesa della decisione dei giudici amministrativi. Di Consum sin dall'inizio di questa vicenda ha appoggiato le battaglie civili dei cittadini di Cattolica che sono stati degnamente rappresentati da un comitato attivo che ha saputo portare avanti una giusta lotta nei confronti di una delibera di giunta illegittima, tanto è vero che il TAR Sicilia ha bloccato, ha sospeso gli effetti di questa delibera, ma a questa delibera, come tutti voi sapete, il sindaco di Cattolica si è opposto, per cui si è in attesa che il CGA emetta la sentenza. Ecco, i cittadini avrebbero gradito aspettare l'esito di questa vicenda giudiziaria prima di avere visto notificate le cartelle nelle proprie abitazioni, cartelle che sono ingiuste perché frutto di una delibera illegittima. Per cui noi cosa diciamo? Noi auspichiamo che ci sia una conclusione pacifica della vicenda che potrebbe determinarsi soltanto con il ritiro da parte del sindaco di una delibera che è illegittima, fondatamente illegittima, e questo potrebbe ristabilire senz'altro un clima di serenità in Cattolica Eraclea. Noi abbiamo fatto un ricorso con tutti i cittadini, mettendo tutti i soldi, e abbiamo vinto la causa al TAR per questa delibera che era già falsata in partenza. Poi il sindaco si è appellato, abbiamo fatto pure ricorsi alla commissione tributaria e abbiamo pure vinto, tanti cittadini hanno vinto. Allora noi vogliamo che il sindaco ritiri questa delibera perché il paese non ne può più. Siamo tutti qua a partecipare in massa. Speriamo nella sensibilità di chi ci amministra, perché noi gli abbiamo dato anche il voto, quindi molta gente che è qui presente ha votato questa amministrazione e da questa amministrazione vuole che risolva i problemi ai cittadini, non che li trattasse. Avere la casa cattolica non è un difetto, è un bene, perché noi non dobbiamo essere tartassati così esageratamente. Molte persone che sono fuori cattoliche hanno la casa qui, emigrati, a volte mi dicono maledetto sta casa che hai dopo, ma è impossibile. Noi come vogliamo le persone che vengono a cattolica, che già mandiamo pure quelle che abbiamo, e maledicono pure di avere la casa qua. No, dobbiamo rivedere tutta la politica. Non c'è possibilità di andare avanti così, dobbiamo essere tutti uniti assieme e andare avanti, anche l'amministrazione deve essere con noi, se il sindaco è sensibile deve ritirare questa delibera. Qual è la sua posizione? Quando il comitato parla di queste cose manca un passaggio, il passaggio che il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha dato ragione a noi, ha sospeso la decisione del TAR. Comunque sia, io nelle more che il CGA si pronunci, ho già sospeso gli effetti della delibera dell'aumento e invito i cittadini a pagare intanto quello che è dovuto. Quando si pronuncerà in merito al CGA, eventualmente si pagherà la differenza in più. Mentre per quanto riguarda la tariffa del 2010 e del 2011, qual è la situazione? La tariffa del 2010 e del 2011, come ho detto poc'anzi, la tabella economica è stata abbassata ulteriormente da 630.000 euro, l'abbiamo portata a 425.000 euro, per cui sarà sui 2,20 euro a metro quadrato per il 2010 e il 2011.